L'ex presidente della Russia Medvedev si diverte quasi quotidianamente a terrorizzare, almeno lui spera che questo sia l'effetto, il mondo intero con dichiarazioni altisonanti. Da quando è scoppiata la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, Medvedev, che evidentemente non gradisce che l'Ucraina si difenda anche con le armi degli occidentali, minaccia l'uso dell'arma nucleare. Ora, il signor Medvedev dovrebbe ripassarsi un po' la storia. Le armi nucleari le ha avute per prima l'America, le ha usate 2 volte contro il Giappone, poi non le ha più usate. Poi è venuto fuori l'equilibrio del terrore, la cosiddetta Mutual Assured Destruction, cioè era una teoria strategica per la quale si diceva: la Russia, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno tante testate nucleari, ne hanno talmente tante che si possono distruggere reciprocamente, distruggere poi tutto il mondo, per cui non le useranno mai. È un deterrente, ok? Allora, un conto è ritenere le armi nucleari un deterrente, un conto è ritenerle delle bocce con cui giocherellare così come se fosse un passatempo da pensionati. Non è così. Allora, Medvedev si ricordi che le armi nucleari non ce l'ha solo la Russia, ma ce l'hanno gli Stati Uniti, ce l'hanno anche altri paesi, e che queste armi servono semplicemente a dire: non mi attaccate a casa mia, ok? Ora nessuno sta attaccando la Russia, è la Russia che sta attaccando l'Ucraina. E allora chi avrebbe diritto, eventualmente lei avesse le armi nucleari, a usarle? L'Ucraina. L'Ucraina le aveva, ne aveva 4.000 di testate, che furono, con insistenza degli occidentali, trasferite quando finì l'Unione Sovietica, furono trasferite proprio nella Russia. Ma se l'Ucraina avesse mantenuto quelle 4.000 testate, a quest'ora, applicando la logica del signor Medvedev, sarebbe stata l'Ucraina a poter dire: beh, mi avete attaccato e adesso vi mando un po' di missili. Ecco, allora non è il momento di scherzare su queste cose. Le armi nucleari servono a dire: non evitiamo che una potenza possa essere attaccata nel suo territorio. Non servono a giocherellare, a terrorizzare il mondo con frasi ad effetto. Anche perché, voglio dire, signor Medvedev credo che ci tenga al futuro suo personale, della sua famiglia, di tutti gli altri cittadini russi. E allora, che senso ha minacciare una guerra atomica che comporterebbe il disastro finale e la fine della Russia e del mondo intero? Sarebbe appunto una follia. Ecco, una teoria da pazzi, ma quella teoria da pazzi serviva proprio a evitare quella guerra nucleare che il signor Medvedev non si stanca mai invece di evocare e forse di augurarsi. Ma.